che purtroppo sono rinchiusi in regime carcerario duro. Ebbene, la nostra vicinanza a loro li aiuta a resistere anche in quelle pessime condizioni. Io credo che il vertice dell'11 luglio sia un ulteriore passo per rendervi sempre più schiavi di questo mondo capitalistico, di questo mondo di merda, che... Sì, l'ho capito. Perché veramente io sono uno dei privilegiati, sono uno che ha lavorato quando il lavoro c'era e la paga c'era, e adesso ho una pensione. Voi non avrete nulla di tutto questo, perché non vogliono più darvelo. A noi forse un bel giorno lo toglieranno, che così crepiamo prima e almeno ci togliamo dai piedi per tanti motivi. Io credo che per impedire questo non ci siano strade diverse dalla lotta. Dalla lotta che deve vedere tutti insieme, che deve essere piena di fantasia e che deve essere una lotta che aggrega anche ceti sociali che normalmente non sono abituati a lottare. Noi non dobbiamo spaventare la maggioranza del paese, dobbiamo inglobare la maggioranza del paese e dobbiamo riuscire a far capire che il precariato dei giovani è la morte del resto del paese. Noi in valle, nella lotta contro il TAV, abbiamo sempre cercato da 25 anni proprio di battere questa strada, cioè cercare di allargare il più possibile le lotte, evitando drasticamente le fughe in avanti che non portano da nessuna parte. Spaventano e fanno sì che la gente ci volti le spalle. Io credo che l'11 luglio, come hanno detto altri prima di me, non possa esaurirsi in una giornata. Bisogna veramente che sia un punto di partenza, ma sia un punto di partenza che parte da parecchio prima e che costruisce tutto un percorso di lotta il più generalizzata possibile. Perché se oggi il Paese ha votato Renzi in stragrande maggioranza perché comprato con 80 euro dati in prestito, perché verranno ripresi con degli interessi veramente esosi con la prima rata dell'IMU e in parte già anche prima, con il taglio dei servizi, con tutto il resto, noi crediamo che la gente dovrà capirle queste cose e dovrà smetterla di farsi comprare per un pugno di lenticchie. Non è facile, è un percorso lungo, è un percorso che in questo momento oltretutto vede in particolare a Torino, ma vedo anche a Roma e nelle altre parti d'Italia, che la risposta di questo governo, di questi governi, perché è più giusto dire di questi governi, è una risposta giudiziaria, è una risposta militare, è una risposta poliziesca. Il fatto di venire qui a Torino a fare questo vertice, oltre ai motivi giustissimi di analisi sociologica che hanno fatto le compagne prima, e anche perché qui a Torino in particolare c'è una magistratura e un apparato poliziesco molto efficiente per reprimere tutti i tentativi di rialzare la testa. Ma come abbiamo fatto in valle, come ha fatto il movimento Notav, la testa noi non la abbassiamo, preferiamo che ci venga tagliata. Noi siamo disposti a lottare fino alla fine. Oggi non lottiamo più soltanto contro un treno, ma lottiamo per un altro mondo possibile in cui crediamo fermamente. Grazie a tutti. Grazie.